Eccoci qua. Oggi tratteremo un argomento che a me affascina tantissimo, insieme a Roberta Martinoli, medico nutrizionista, quindi, che fa veramente tantissime cose per quanto mi riguarda, ma lascio la parola a lei, così si presenta lei. Bene, è un piacere Angelo essere qui e condividere un po' delle cose che so e che penso siano utili poi per chi ci sta ascoltando. Io, come detto, sono un medico e mi occupo da tanti anni di nutrizione ormai, però sono approdata a questo ambito dopo aver fatto altre scelte di studio, perché il mio primo studio universitario è stato la facoltà di scienze agrarie, dove mi occupavo essenzialmente di ricerca, ero appassionata di genetica e poi invece una serie di eventi casuali mi hanno portato ad intraprendere quest'altro percorso formativo, per cui in realtà all'inizio ho fatto un dottorato di ricerca che vedeva un po', diciamo, la collaborazione della facoltà di medicina. Negli stessi tempi, negli stessi anni nasceva il primo corso di laurea in scienze della nutrizione umana. C'era stata questa revisione del piano di studi, per cui a biologia c'era il triennio più il biennio di laurea magistrale. E io ho avuto accesso a questo biennio di formazione, da lì è iniziata la mia attività di biologa nutrizionista, però poi è nata la passione per la medicina, quindi mi sono iscritta anche alla facoltà di medicina e ho portato avanti gli studi. E adesso, insomma, il quadro si è un po' complicato perché come biologa in realtà avevo la possibilità di gestire persone in condizioni fisiologiche, mentre come medico, appunto, si è aperto tutto lo scenario delle patologie e la consapevolezza ancora più forte che in realtà la nostra salute inizia proprio da quello che mangiamo. Proprio in questi anni, poi, da un punto di vista scientifico c'è stata quella che alcuni chiamano The Microbiota Revolution, per cui in ambito medico lo studio dei nostri batteri intestinali primariamente, ma poi di tutti i microbioti, è stato messo in correlazione con molte patologie che sono quelle a maggiore incidenza in questa nostra epoca e sono quelle che noi chiamiamo cronico-degenerative, e quindi comprendono le malattie del sistema metabolico, le malattie cardiovascolari, le malattie tumorali, e che hanno come minimo comune denominatore l'infiammazione sistemica, cosiddetta sistemica di basso grado. Perché quando noi sbattiamo il ginocchio e ci facciamo male, l'infiammazione acuta forte, per cui questo ginocchio si gonfia, è dolente, però l'infiammazione sistemica è silente, noi non ci accorgiamo di essere in uno stato infiammato. Questa infiammazione prende appunto dallo stile di vita, io dico a volte anche dai pensieri che facciamo, che possono infiammarci in qualche modo perché sostengono alcuni circuiti neuroendocrini per cui si producono catecolamine, ormoni dello stress. Ecco, tutte queste informazioni che nascono magari da un pensiero che facciamo, poi hanno un target finale che può essere quell'organo, quell'apparato, che quindi diventa in qualche modo disfunzionante. L'esperienza che facciamo tutti è che quando siamo sotto stress, magari, sulla base anche di una nostra debolezza costituzionale, l'intestino ne risente, per cui più spesso andiamo incontro a un albo diarroico o abbiamo problemi, insomma, mal di pancia, no? Ecco, questa situazione qui ci fa comprendere, da un punto di vista empirico, quanto sia forte, il link tra la mente e il corpo. E la cosa può essere guardata anche dall'altro punto di vista, perché noi diciamo che intestino e cervello sono in connessione a doppio binario, cioè da una parte diciamo c'è la comunicazione del cervello con l'intestino e l'intestino che comunica con il cervello, per cui quelli che manifestano primariamente una problematica intestinale, quindi per esempio una sindrome del colon irritabile, inevitabilmente hanno anche uno stato dell'umore depresso o ansioso. Non è facile stabilire cosa è venuto prima, no? E, ecco, conoscere questi meccanismi è sicuramente molto interessante. La cosa interessante è che via via che andiamo avanti, cominciamo ad avere gli strumenti che ci consentono poi di agire terapeuticamente in maniera più evoluta di quanto abbiamo fatto fin qui, avendo chiaro che dobbiamo
considerare la persona nel suo insieme. Quindi anche se siamo gli specialisti del cuore, come cardiologi per esempio, ecco, dobbiamo avere presente che c'è tutto un sistema da gestire e che si fa una vera terapia se oltre al protocollo terapeutico che è noto, si applicano anche delle strategie che devono essere studiate sul singolo caso. E spesso e volentieri non c'è una persona che sappia fare tutte queste cose, quindi è bello poter creare rete, quindi pensare di gestire in sinergia le problematiche, in modo da avere un effetto terapeutico che non è la semplice sommatoria di ogni singola azione, ma diventa qualcosa che si amplifica quasi in maniera esponenziale. Bellissimo. Allora, io, ecco, parlando di questo, giustamente non posso non chiedertelo, secondo te, che cos'è la sana alimentazione? Perché... Ecco. Guarda, noi una risposta ce l'abbiamo, perché abbiamo un modello alimentare di riferimento che è quello della dieta mediterranea, che tutti ci invidiano, che è anche patrimonio immateriale dell'umanità, perché è un concetto talmente alto dal punto di vista della salute. Ci sono studi ormai, diciamo, numerosi studi che ne documentano l'efficacia nella prevenzione di queste patologie di cui stiamo trattando, per l'appunto. E la considerazione che dobbiamo fare è che da un punto di vista qualitativo la dieta mediterranea rimane un paradigma indiscutibile. E da un punto di vista quantitativo noi dobbiamo considerare che purtroppo il nostro stile di vita è cambiato. Cioè quando si studiava l'efficacia della dieta mediterranea nel prevenire le malattie cardiovascolari, si andava a vedere lo stato di salute di popolazioni che erano comunque molto impegnate fisicamente, perché magari lavoravano la terra oppure erano pescatori, quindi c'era una componente dinamica legata proprio all'attività professionale. Oggi purtroppo ci siamo tutti un po' impigriti, lo stile di vita è molto frenetico, io lo vedo con le persone che si riferiscono a me, con i miei pazienti, si fa fatica a ricavare 10 minuti per l'attività fisica al giorno. Tant'è che questa epidemia di obesità, che stiamo vedendo purtroppo anche nelle fasce molto giovani, anche dei bambini, è un po' la conseguenza sia del modo di mangiare qualitativo e quantitativo che della sedentarietà. Quindi, ritornando al modello nostro di riferimento, che è la dieta mediterranea, andrebbe un pochino ridimensionata, o comunque sempre diciamo in quell'ottica di guardare il singolo individuo, fare un bilancio energetico che tenga conto delle energie spese e di quelle che invece appunto devono essere integrate attraverso il cibo, e questo ci consente di fare un ottimo lavoro. La dieta mediterranea è una dieta nella quale prevalgono alimenti di origine vegetale, molto legata alla stagionalità, e questi alimenti sono minimamente processati, quindi non hanno subito una grande trasformazione. La trasformazione magari è quella che facciamo a casa partendo dalla materia prima. Il cibo industriale purtroppo magari adesso si va anche verso questo trend di renderlo un po' più salutistico, diciamo. Però il problema è che comunque ci sono delle esigenze di carattere tecnologico che impongono l'aggiunta di additivi che hanno la funzione di esaltare la satietà oppure di rendere possibile una lunga conservazione, e questi hanno comunque un impatto sulla nostra salute. E poi di solito magari se hanno un valore nutrizionale alto perché sono state aggiunte delle sostanze. Mentre è comunque dimostrato che un conto è assumere un principio attivo sotto forma di integratore o addizionato all'interno di un alimento, e un conto è prendere l'alimento la cui azione benefica sul nostro organismo non è legata al singolo principio attivo, ma alla combinazione di tutti i micronutrienti. Io, se posso farti una domanda sulla dieta mediterranea, perché questa è una cosa che noto io, ma credo che ci sia molta confusione, se posso. Perché quando si parla di dieta mediterranea, il 90% delle persone pensa alla pasta. Cioè, io ho notato questa cosa. Mangio un bel piattone di pasta e la dieta mediterranea. Non è proprio così. Proprio la stessa cosa. Infatti, questo è un po', diciamo, il guaio, sai qual è?
Angelo, che questa visione magari potrebbero averla gli stranieri, no? Per cui diciamo è un aspetto riduzionistico di un modello alimentare che invece ha una ricchezza enorme. E il guaio è che cominciamo a pensarla così anche noi, cioè le nuove generazioni hanno questa visione, perché i nostri nonni lavoravano magari nelle campagne, i nostri genitori avevano ereditato questo modello culturale, per cui gran parte del cibo che mangiavamo si preparava a casa, adesso invece non è più così. Per cui appunto si è perso il contatto con l'ambiente e questo gap di informazioni poi è un po' la base di queste deviazioni, per cui si pensa di mangiare bene e invece non è così. Cioè, è lì dove non c'è consapevolezza che è difficile agire, perché bisognerebbe prima costruire questa consapevolezza e poi gli strumenti, poi è facile convincere le persone che bisogna mangiare in un modo piuttosto che l'altro. Quindi c'è un grosso lavoro di rieducazione alimentare da fare che a mio avviso andrebbe iniziato nelle scuole, cioè sui piccolini, perché sui grandi a volte, insomma, quando hanno già un modello di riferimento, il lavoro è molto duro da fare dal punto di vista proprio della motivazione a rinunciare a certe cose, purtroppo. Guarda, capisco perfettamente perché quando posso dire la maggior parte, no, delle persone quando arrivavano da me era devo mettermi in forma, no? Poi perché veramente la maggior parte, arrivano appunto magari il problema posturale, ma la maggior parte arrivano perché devo. E chiaramente io quando inizio a parlare con una persona, la prima cosa che poi gli chiedi è parlami un po' di te, spiegami anche un attimino come mangi, cioè fammi capire qual è il tuo stile di vita, perché ho sempre detto, mangi come ti alleni come mangi, cioè per me è molto legata la cosa, no? Giusto. E quando parlo con lui mi dice, no, ma io mangio bene. E io tre volte rido e dico, fammi capire cosa intendi per mangiare bene, perché è molto discutibile il mangiare bene. E la risposta allora, delle persone normalmente era, ah, ma io faccio colazione tutti i giorni, meno male anche, mi sento di dire, però cioè, quindi c'è davvero qualcosa, molta confusione, cioè, mangio la pasta, già giorni, sì, ma cioè, non è il mangiare bene, cioè mangiare bene è un discorso molto più complesso, però dico, io noto che c'è ancora molta confusione in quel senso, cioè, nonostante Sì. mai se ne parli, perché voglio dire, mai se ne parla molto, no? Sì, Però se ne parla molto, a volte le informazioni che vengono passate non sono così chiare. Io noto che molti sono confusi anche perché ci sono tante fonti e questo è un limite anche nostro. Noi facciamo divulgazione, mi piace tanto anche diffondere un po' questi concetti, quasi mi sembra una cosa doverosa, nel senso che non tutti hanno la possibilità di seguire un percorso con un nutrizionista. Però, come succede a me per altri campi, quando mi voglio informare, mi piace avere che ci siano, apprezzo molto che ci siano delle persone disposte a diffondere un po' il loro sapere, le loro conoscenze, così sento doveroso, per quanto mi riguarda, fare un po' opera di divulgazione. Però mi rendo conto che combatto un po' con tre mulini al vento, perché poi io non ho nessun interesse, diciamo, commerciale, nel senso che la mia attività si svolge a studio, da medico, e ho un'ampia frequentazione del mio studio da parte di pazienti ormai storici, quindi insomma non ci sarebbe questa finalità per me, a fare divulgazione per avere un ritorno economico. Però in ambito nutrizionale ormai da tempo, ma lo sappiamo perché sulle riviste patinate esce sempre fuori la dieta del momento, che magari ha fatto la star in vista, quindi le due cose si legano inevitabilmente. Ecco, questo discorso quasi di marketing dietologico, come se una volta messa a punto una dieta, quella dieta possa essere giusta per tutti, no? Una qualche rivoluzione che consente di far dimagrire praticamente tutti quando ognuno è diverso, come dicevamo prima, e quindi ognuno merita un approccio personalizzato. Le diete che fanno presa di solito hanno un aspetto bizzarro, quindi obbligano a fare delle scelte che nessuno farebbe spontaneamente. E io, anche nel proporle ai miei pazienti, invece mi riferisco
a quegli approcci dietologici che hanno una salda evidenza scientifica. Perché allora bisogna averlo dimostrato che, per esempio, nel paziente che ha un'insulino resistenza, quel tipo di regime alimentare in genere offre più benefici e dà più chance di avere dei risultati rispetto ad un altro approccio. Detto questo, un'informazione del genere è sempre di tipo orientativo e la dieta va stabilita sul singolo. Quando le persone invece acquisiscono queste informazioni che vogliono essere destinate alla massa intera per fare presa, perché magari poi dietro a quel modello alimentare c'è la vendita di un libro piuttosto che di un integratore o di un prodotto, le cose insomma diventano meno chiare. Guarda, io se posso, infatti, su questo per un aneddoto che a me personalmente, che poi si ricollega un po' alla domanda che in realtà vorrei farti dopo. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Barry Sears, colui che era un po' di... E a me la cosa che aveva veramente stupito, se posso, è che chiacchierando così tranquillamente da soli, lui ha dato una spiegazione. Poi lui e anche altre persone che c'erano con lui, del come lui vedeva l'alimentazione, in questo caso la dieta zona e anche da dove era nata, perché era nata senti, come poi invece è stata resa commerciale, se posso, e quindi cambiata molto. Cioè, io la cosa mi ha stupito che aveva dei parametri ben precisi, io invece tante volte arrivano le persone da me, mandate, ma ripeto, in questo caso anche da nutrizionisti, non la loro spontanea volontà, cioè, no, il palmo della mano. Cavolo, parliamone. Cioè, nel senso, lui dava dei rapporti ben precisi, non così generici, giusto per stare a zona. Io mi ricordo che arrivano e dicevano, no, ma l'importante è che stai a zona nella giornata. No, non è la zona nella giornata. Era un ragionamento molto diverso da come, cioè, come era nato, no? E quello che dico, come giustamente dicevi tu, che tante cose vengono anche rese commerciali. E quando viene reso commerciale perché deve andare bene per tutti, no, uno va a curare quello che era, e poi tante volte perde effettivamente l'efficacia perché non era quello il principio su cui si è basato. Quindi, Certo. infatti, da qui era poi la domanda che ti facevo adesso: era un po' come tu vedi di fatto il cibo e comunque appunto una sana alimentazione su delle persone sedentarie e su degli sportivi, perché anche lì due mondi abbastanza diversi, Abbastanza credo, no? diverso, certo. Posto che io, Angela, ho questa idea per cui il sedentario puro quantomeno deve cominciare a fare un po' d'attività. Ed è una cosa sulla quale insisto e in alcuni casi riesco ad aver successo con i miei pazienti, in altri purtroppo no. Quindi il discorso secondo me va posto così. Scusa. Purtroppo, diciamo, ecco, quando noi parliamo di diete, dobbiamo tener conto che le diete potenzialmente, ecco, tutte potrebbero avere efficacia sul dimagrimento. O sul mantenimento di un peso ideale, ottimale, se c'è un bilanciamento energetico, cioè noi dobbiamo metterci nella condizione di consumare più energie di quelle che assumiamo con il cibo, se l'obiettivo è quello della perdita del peso, oppure al contrario, dobbiamo mantenere uno stato di equilibrio. Allora, diciamo, la dieta ovviamente del soggetto sedentario deve tenere conto del fatto che lì la spesa energetica si riduce semmai al metabolismo basale a poco più. Noi utilizziamo questa espressione metabolismo basale intendendo quella quantità di energia che il corpo consuma per mantenere le sue funzioni vitali. E poi a questa quota si aggiunge ovviamente qualcos'altro che è in relazione alle attività che svolgiamo, anche al fatto di mangiare, perché quando mangiamo le attività della masticazione, della digestione, dell'assorbimento richiedono comunque un consumo energetico e quindi diciamo la termoregolazione sono tutte cose che in qualche modo si stratificano. Alla fine della giornata, se prendiamo a riferimento una donna che svolge un'attività diciamo blanda, quindi un'attività lavorativa sedentaria, non fa sport, in condizioni ottimali siamo sulle 2000 kcal. E l'uomo un po' più su in ragione del fatto che ha percentualmente più massa muscolare, quindi un uomo potrebbe assumere 2500 kcal e
e mantenere il suo peso se ottimale. Questo è sempre nell'ottica del mantenimento. E con questo apporto energetico, poiché il cibo che mangiamo non è soltanto fonte di energia, ma è fonte di nutrienti, quindi macronutrienti, quindi i carboidrati, le proteine, i grassi, sono quelli ad apporto energetico, ma i micronutrienti sono tutte le vitamine, i sali minerali, gli antiossidanti, di cui noi abbiamo bisogno in più piccole quantità. E con una dieta di questo tipo è garantito anche il raggiungimento del fabbisogno dei micronutrienti, quindi noi abbiamo la possibilità di mantenere il nostro stato di salute. Il punto qual è purtroppo? Che il sedentario che arriva a me più spesso, io seguo più donne che uomini, ma questo insomma fa parte della statistica universale, perché le donne hanno più occasioni di aumentare di peso rispetto agli uomini, nascono già in qualche modo svantaggiate perché appunto percentualmente hanno meno massa muscolare, quindi un metabolismo basale più basso. Ecco, sono persone che hanno fatto tante diete, di solito. E il paradosso sta nel fatto che hanno fatto tante diete e si trovano comunque in una condizione di sovrappeso barra obesità, perché la dieta viene concepita sempre come qualcosa di privativo, cioè faccio la dieta e quindi non ho vita sociale, mi tolgo le cose che mi piacciono di più. E quindi c'è sempre un meccanismo on-off, quindi faccio la dieta e sono brava, e poi quando esco dalla dieta è di nuovo entropia pura. E questo meccanismo, se noi volessimo veramente fare un protocollo per ingrassare, dovrebbe essere questo, quello di privarsi di tutto, più o meno tutto, anche perché nelle diete autoprescritte quello che si toglie sono i carboidrati e i grassi, rimaniamo con le proteine e le verdure, quindi facciamo queste diete bizzarre che non assomigliano neanche a una chetogenica, perché poi un biscottino ogni tanto c'è, una caramella ogni tanto c'è, ed è proprio il modo per abbattere il metabolismo. Quando io dico il metabolismo basso, una volta escluse le condizioni patologiche che possono essere di patologie tiroidee o metaboliche, diciamo, di un certo tipo, rimane il discorso dell'adattamento dell'organismo, perché la finalità del nostro organismo è quella di sopravvivere. Noi lo trattiamo male, ma lui fa di tutto per sopravvivere anche a questi insulti. E quindi così spiego la cosa in termini molto semplici ai miei pazienti, è come se noi andassimo a risparmio energetico. Quindi la dieta del sedentario deve tener conto di queste situazioni qua. Anche perché poi, ecco appunto, la salute è una cosa seria. Noi non dobbiamo sottovalutare il fatto che buona parte della nostra salute, io direi il 70%, è legata proprio alle scelte che noi facciamo ogni giorno. Se stiamo dormendo bene, se stiamo mangiando bene, se stiamo pensando bene, se ci stiamo muovendo in maniera adeguata. Perché anche lì la cosa che io noto è che si va sempre da un eccesso all'altro. Cioè quello che non si è mosso mai, che iniziando la dieta pretende di uscire, fare una passeggiata, una camminata a passo sostenuto per 2 o 3 ore, e poi ovviamente il corpo non ce la fa, quindi nascono le problematiche, no? Perché poi si sta fermi un mese dopo, no? Dopo questa impresa. Quindi quello che io dico è che le cose vanno fatte con gradualità. Dall'altra parte, se noi parliamo dello sportivo, vabbè, anche qui andrebbe fatta la distinzione tra l'amatoriale e l'agonista vero, perché lì l'intensità dell'allenamento è notevole, quindi noi di nuovo stiamo creando un ambiente estremo dove si vuole ottenere un'altissima performance, e questo richiede quindi degli allenamenti così intensi e costanti che il fabbisogno calorico giornaliero sale a dismisura. Quindi noi su un atleta potremmo pensare a una dieta anche a 5.000 kcal, col presupposto che questo, oltre a sovraccaricare tutti i sistemi, quindi quello muscolare, osteoarticolare, cardiovascolare, c'è anche un sovraccarico dell'intestino, perché noi dobbiamo pensare che un conto è digerire una quantità di alimenti che mi apportano 2000 calorie, quando sono al doppio, al triplo, insomma è una bella sfida. E diciamo, è ovviamente qualcosa che noi naturalmente non faremmo. Cioè, anche, voglio dire, però gli atleti che sono sottoposti a queste prestazioni appunto sono soltanto i professionisti, e invece ecco, dal punto di vista della salute io direi che insomma loro lo fanno perché c'è un motivo per cui lo fa, insomma è il loro lavoro,
C'è un'ampia fetta della popolazione che deve gestire l'attività fisica e lavora anche, e quindi ecco, ovviamente io mi riferisco più a questi, nel senso che non seguo dei professionisti dello sport. Però in questi casi qui il discorso che si fa di base è sempre lo stesso, va fatto un bilanciamento energetico, l'obiettivo è quello di fornire la quantità di energia giusta, ma anche nutrienti opportuni, cercando di non sovraccaricare l'intestino, perché poi anche lì potrebbero subentrare delle problematiche. E quindi di solito, ecco, appunto, ci sono delle sostanziali differenze in quello che è l'apporto calorico e anche la ripartizione tra macronutrienti. Gli atleti sono sottoposti a un maggiore turnover delle proteine, quindi hanno bisogno di una quota proteica aumentata, però diciamo, se l'obiettivo è di per sé l'ipertrofia muscolare, come succede per esempio in chi si dedica al bodybuilding, è un discorso. In senso generale, partendo dal presupposto che le linee guida, in quanto diciamo i LARMEN, che stabiliscono quello che è l'apporto raccomandato di nutrienti e di energia per la popolazione italiana, parlano per la popolazione generale di 1 grammo di proteine per chilogrammo di peso corporeo. E quindi nell'atleta si potrebbe arrivare a 2, pensando che 2 possa rappresentare un beneficio. Per quantitativi superiori, di fatto, non è dimostrato che questo beneficio ci sia. E poi, vabbè, c'è sempre la considerazione che io faccio. Io, come dicevo all'inizio, sono appassionata anche di microbiota intestinale, e noi dobbiamo tener conto del fatto che tutto quello che noi assumiamo lo digeriamo in parte, una quota parte viene digerita dai batteri che abitano nell'intestino, e avere uno sbilanciamento della dieta, nel senso eccedere, per esempio, con i carboidrati, eccedere con le proteine, ha un impatto sul microbiota, perché un eccesso di proteine, come tipico della dieta occidentale, porta a una sovraccrescita di quei batteri che crescono bene su questo substrato nutrizionale. Però, tenuto conto che una quota parte delle proteine che assumiamo rappresenta come una sorta di scarto, noi le troveremo alla fine in parte indigerite nel nostro intestino, e qui potrebbero essere la causa dell'instaurarsi di fermentazioni di tipo putrefattivo. Quindi, ovviamente, se ci sono queste deviazioni, poi il paziente riferisce dei sintomi e quindi, di nuovo, come dicevamo prima, la soluzione ottimale va stabilita caso per caso. Chiaro, fantastico. Io, guarda, un'altra cosa che collegandoci a quello che è appunto l'alimentazione e a tutto quello che appunto è uno stile di vita troppo spesso poco sano, ecco, sentirei di definirlo, vorrei puntare con te un attimino la correlazione tra quello che è le infiammazioni croniche, ovviamente in questo caso, e il cibo e determinati alimenti, che può dare un grosso aiuto in questo senso. Certo. E beh, qua il discorso diventa estremamente complesso, perché noi, allora, parlando di modelli alimentari, potremmo avere veramente due filoni. Da una parte una dieta più simile alla dieta mediterranea, quindi una dieta nella quale, abbiamo detto, prevalgono alimenti di origine vegetale minimamente processati, non pasta soltanto, come dicevamo, ma per esempio cereali, legumi, le verdure e la frutta di stagione, la frutta oleosa, e poi la quota proteica coperta in parte anche dall'utilizzo della carne e del pesce, ma con una frequenza minore rispetto alle altre fonti. I latticini non vengono banditi dall'alimentazione, sono, diciamo, meglio se fermentati. Quindi il discorso dello yogurt o del kefir, per esempio, che non è proprio della nostra tradizione alimentare, ma è un ottimo alimento perché apporta nutrienti di alta qualità e in più un sacco di lattobacilli. E quindi da una parte questo modello di riferimento, e dall'altro invece la Maria dieta occidentale. la Come? ricotta, come la Sì, vedi? tutti i formaggi. Allora, qui siamo la ricotta va bene, ma io la inserisco abitualmente nelle diete perché comunque un formaggio a basso apporto calorico.
E i formaggi, diciamo tra i formaggi, il parmigiano reggiano, che peraltro è un alimento predigerito dai batteri che hanno fatto la trasformazione, e sempre un po' a complemento dei pasti, quindi non come diciamo unica fonte di proteine, perché è difficile poi bilanciare i grassi, che in questo caso sono grassi di derivazione animale, quindi più ricchi di acidi grassi saturi. Ecco, questa è un'altra di differenza che noi possiamo fare nell'ambito delle due diete che stiamo osservando, perché dall'altra parte c'è la dieta occidentale che si basa su un consumo prevalente di alimenti di derivazione industriale, quindi particolarmente ricchi di grassi saturi e di zuccheri semplici. E poi questo binomio sta all'interno di tutte le cose buone, perché diciamo esalta particolarmente il gusto a livello delle nostre papille gustative, è un guaio perché diventiamo in qualche modo dipendenti da questi alimenti. E però è lo stesso binomio che ci fa ingrassare, perché quando noi mettiamo insieme queste due cose, la reazione che il corpo ha porta ad un incremento della deposizione di grasso, soprattutto ecco, se il bilancio energetico è positivo, quindi se stiamo assumendo più energie di quelle di cui abbiamo bisogno. Quindi noi quando facciamo riferimento a questi due modelli, perché c'entra l'infiammazione con quello che mangiamo? Perché appunto noi assumiamo gli alimenti con gli alimenti e le molecole che questi contengono. Per cui è dimostrato che gli omega 3 che ritroviamo nel pesce azzurro, ma anche nelle erbe di campo o nella frutta oleosa, hanno un potente effetto antinfiammatorio sul nostro organismo. E perché agiscono in senso antinfiammatorio a tutti i livelli, anche a livello del microbiota intestinale, modulano il microbiota intestinale di modo che prevalgano batteri ad azione antinfiammatoria rispetto a quelli proinfiammatori. E quindi consideriamo anche che questi acidi, il filosofo diceva che siamo ciò che mangiamo, e poi questa cosa noi l'abbiamo traslata appunto con riferimento diretto alla dieta. E in effetti, se noi assumiamo una dieta in cui abbondano gli acidi grassi saturi, li troveremo come costituenti delle nostre membrane cellulari. La membrana cellulare ha bisogno di avere una composizione bilanciata in termini di acidi grassi saturi e poliinsaturi. Cerco di darvi qua un'indicazione semplice così che sia comprensibile a tutti. L'acido grasso saturo è quello che sta negli alimenti di origine animale. Quindi quando noi pensiamo allo strutto o al burro, abbiamo la chiara evidenza che si tratta di alimenti solidi a temperatura ambiente. E sono solidi in funzione della struttura dell'acido grasso nello spazio, che è dritto come un fuso, quindi non ha deviazioni, e questo consente di addossare tante molecole di acidi grassi le une alle altre in maniera compatta. Quindi si tratta di appunto di un alimento, che allo stato, diciamo, alla temperatura ambiente è allo stato solido. Diversamente gli oli, che sono tutti di derivazione vegetale, sono liquidi a temperatura ambiente. La loro caratteristica è di avere acidi grassi poliinsaturi, quindi con uno mono e poliinsaturi, uno o più doppi legami. Doppio legame fa sì che la molecola dell'acido grasso devi, quindi si forma come una sorta di ginocchio, e questo fa sì che nello spazio ci sia un certo distanziamento. Quindi quando questi acidi grassi poliinsaturi sono all'interno delle nostre membrane cellulari, consentono una certa fluidità di membrana che è alla base del buon funzionamento della cellula. In più, queste molecole hanno un effetto di modulazione dell'infiammazione a livello intracellulare, perché per esempio comunicano con il nucleo e spengono quei processi che portano alla sintesi di sostanze d'azione proinfiammatoria. Quindi ci rendiamo conto come veramente quello che mangiamo ha un impatto fortissimo, non solo sull'organismo intero, ma sulla singola cellula. Poi, attraverso l'alimentazione, quindi il consumo di alimenti vegetali, che devono esserci sempre, uno dei limiti dell'alimentazione ai giorni d'oggi è che per lo più si viaggia durante tutto il giorno senza consumare nessun vegetale, poi semmai la sera un'insalata ce la mettiamo, no? E purtroppo così diventiamo carenti di micronutrienti. La gran parte di queste sostanze, soprattutto quelle della frutta, ma anche quelle della verdura, hanno un'azione antiossidante nel nostro organismo, quindi contrastano l'azione di quelli che noi chiamiamo radicali liberi. Sono sostanze alle quali noi siamo normalmente esposti, ma che paradossalmente produciamo la gran quota all'interno del nostro organismo.
Quindi noi dobbiamo avere dei meccanismi che ci proteggono perché queste sostanze sono la base dei processi di invecchiamento. Ora, quando noi parliamo di invecchiamento sembra quasi una cosa futile, nel senso non stiamo riferendoci all'aspetto estetico, che diciamo ovviamente se siamo sani è una conseguenza del fatto che siamo sani. E quindi appariamo più giovani per età, no? Magari, o più vecchi al contrario. E l'invecchiamento è il meccanismo attraverso il quale noi ci ammaliamo. È vero che tutti noi invecchiamo, ma noi abbiamo la chiara percezione che non tutti invecchiano con la stessa modalità, no? Per cui ci sono persone che a 60 anni devono assumere già un elenco quasi infinito di farmaci ed altre che arrivano a 100 anni senza prendere neanche un antinfiammatorio. Quindi la nostra specie ha la possibilità di invecchiare con successo, questa è un'espressione che si usa. E diciamo, e gran parte della responsabilità, ecco, c'è una componente genetica che io ricondurrei a un 30%, il 70% è quello che noi facciamo. Fantastico. Guarda, io pensando un attimino a quello che ci stiamo dicendo, no? Mi viene anche un'altra idea, cioè, nel senso che comunque alla fine il cibo, come ci siamo detti in questo caso, è un antinfiammatorio, potrei definirlo anche un antidepressivo sotto tanti aspetti, giusto? Quindi pensando anche al discorso che appunto stiamo bene e ci sentiamo bene quando mangiamo in maniera sana, perché questo davvero è davvero più importante, alla fine ci fa anche stare meglio, quindi anche una connessione con la nostra testa, giusto? Certo, giustissimo. Ma questo, guarda, è una cosa che mi riportano i miei pazienti. Quando cominciamo a ingranare, a volte questo succede da subito, a volte c'è bisogno di un po' più di pazienza perché c'è un lavoro di fondo da fare, quasi di convincimento. E la percezione chiara di avere un miglioramento netto su tutti gli ambiti della vita. Per cui uno. Io dico sempre, bisogna capire qual è il bandolo della matassa, perché vengono e ti raccontano di essere stressati, che non riescono ad avere pensieri positivi, che magari fanno fatica a fare il lavoro, a concentrarsi sul lavoro, l'intestino non va, la digestione magari non va, quindi tutta una serie di problematiche, quasi riferendole come sconnesse le une alle altre. E si parte dall'alimentazione. E si parte dall'alimentazione e poi da lì si instaura un circolo virtuoso per cui uno dice, vabbè, già che sto mangiando bene, magari una passeggiata in più me la vado a fare. E la cosa interessante, perché arrivano entusiasti di, diciamo, sentire questo benessere che è sistemico, che riguarda anche il modo in cui si affrontano le questioni, le difficoltà, no? E quindi è una cosa estremamente potenziante, perché allora a me viene da riflettere spesso sul fatto che quando noi ci diciamo di non farcela, e quindi quando vediamo tutto nero, è che magari non è un limite del nostro carattere o del modo in cui ci siamo evoluti o diciamo nel tempo, è uno stato d'essere che riguarda inevitabilmente allo stesso tempo la mente e il corpo. Quindi io a volte dico, da un punto. Ecco, quando ovviamente parliamo di stati dell'umore depresso, perché sulle depressioni maggiori la cosa è talmente evoluta, è andata oltre, che lì c'è bisogno, insomma, di un approccio forte, sono persone che, altro che vedere tutto nero, insomma, però manteniamoci su un discorso un po' borderline, per cui queste esperienze sono quelle che potremmo fare tutti noi, no? Ci sono quei periodi in cui stiamo giù e sembra che. Iniziare da un punto, io dico la cosa più facile da iniziare è proprio l'alimentazione. Noi ci mettiamo in relazione verso noi stessi, come farebbe una mamma amorevole nei confronti del proprio bambino, è la prima cosa da fare, sospeso il giudizio, perché magari stiamo combinando un sacco di guai, perché appunto siamo giù di energie, è cominciare a curare quello che mangiamo. E da lì si apre, diciamo, una prospettiva diversa, da lì inizia un nuovo modo. Ecco, io dico che mai, neanche nei periodi quelli veramente duri, bisogna trascurare l'alimentazione. Una cosa che possiamo fare nei nostri confronti, la più essenziale, la più immediata, è questa. E poi, diciamo, è un'esperienza che noi abbiamo avuto tutti, perché quando appunto, ecco, diciamo, nelle fasi di vita, quando eravamo piccoli, c'era qualcuno che si prendeva cura di noi.
La prima preoccupazione delle mamme in genere, delle mamme italiane, è se stai mangiando bene, no? Quando magari uno è studente fuori sede o cose del genere, insomma. Ecco, e questa io la trovo una cosa essenziale. Guarda, io posso portare adesso la mia esperienza proprio recentissima, perché credo che come me questo periodo difficile, perché obiettivamente stiamo attraversando un periodo molto difficile, per cui sia un po' l'esempio di questo. Io sostengo che no, sono sempre una persona che da sempre si allena sin da quando è bambino, tutta la sua vita alla fine è sempre ruotata intorno a questo, no? Quindi stare bene, vedersi bene, stare bene con se stessi. L'idea poi dell'agonismo è meno, perché poi esatto, io ecco, qua faccio una piccola sfida su quello che abbiamo detto prima, che lo sport fa benissimo, l'agonismo no. Ecco, io un Non agonismo l'ho fa detto, però lo benissimo, penso anch'io. dico sempre, no, ma sai, no, lasciamo stare la parte di chi gareggia, chi è una cosa diversa, come giustamente hai detto tu, è un lavoro, fai delle cose che nella vita non male, se posso, non andrebbero fatte, fanno male. Ma senza entrare poi nelle cose anche farmacologiche, ma proprio il troppo fa Di male. troppo, sì. Quindi non fa bene. Poi da agonista ti alleni 2 volte al giorno, stai a dieta, fai questo, ma è un altro discorso. Quindi secondo me è esatto anche lì. Però, ripeto, nelle varie difficoltà, però mi sono sempre allenato, sono sempre stato bene, con mille problemi in realtà genetici, ma quello era un altro discorso, che in realtà la mia fortuna è proprio quello, però l'allenamento, il stare bene, io parto il mio esempio, mia mamma è sotto farmaco da quando ha 24 anni, io ne ho 40 e non ci penso neanche a usarli. E devo Certo. dire che sono pronto a stare benissimo, quindi, e qui posso testimoniare la forte correlazione tra quello che mangiamo e le infiammazioni, i dolori, cioè, quindi a me veramente salva tantissimo l'alimentazione in questo senso. E io vi dico, in questo periodo così difficile, dove appunto la vita per me è stata abbastanza stravolta dall'arrivo del Covid, tanto a livello lavorativo, perché a me è stato l'impatto, è stato quello. A livello lavorativo per me è stato un disastro, Certo. no? E sono entrato in un vortice terribile, se posso, perché ho incominciato prima, senza rendertene conto, no? Un po' a lasciarti andare, quindi lasciarti un po' andare. E io purtroppo, questo è un mio difetto, se non riesco ad allenarmi o comunque non mi muovo, tendo anche a mangiare male. Perché io purtroppo da sempre la mia testa li lega. Cioè, se mi Certo. alleno, allora riesco a mangiare bene. Se non posso allenarmi, vabbè, dai. Dai. Poi è stata una pessima abitudine quotidiana. Io rido perché a me piace, lo ammetto, il rum, le cose, però di solito un goccino magari la domenica. Invece, incominciando a essere, diciamo, giù di morale con la testa, pian pianino è diventato il rum, è diventato tutti i giorni, la sera, poco, ma tutti i giorni. Andare, sì, sempre, è il dolce, il dolcetto, è l'altra cosa, allenarti poco e male perché comunque non avevi la possibilità. E questo mi ha portato, come hai detto tu, a vedere tutto nero. E ti rendi conto che a un certo punto non sei più te stesso, non so come dirlo, no? Da uno sempre pieno di energia a vedere tutto il mondo nero. Ecco, io poi per mia fortuna mi sono reso conto che vabbè, così non va bene, quindi come si fa, come hai detto tu, si mette un punto e si inizia. E per me è stato iniziare ad allenarmi bene, a dire basta, inizio a mangiare sano, come si deve, via tutto il Certo. resto. Sì, Incredibilmente ricomincia a vedere le cose a colori, ecco, direi. questo però mi fa fare una riflessione, Angelo, perché nel tuo caso tu avevi un pregresso e quindi un confronto. Ti sei reso conto, ti sei potuto rendere conto che così non andava bene perché facendo diversamente riuscivi ad essere molto più efficiente, no? È uno stile di vita potenziante quello che hai scelto da sempre. Ecco. Però immaginiamoci, per esempio, un bambino che viene alimentato secondo una dieta di questo tipo occidentale. Io quando faccio le analisi ai bambini che vengono da me con questioni di obesità già e hanno già delle alterazioni metaboliche, quindi cominciano ad avere insulino resistenza o fegato grasso. Loro da che sono nati hanno mangiato così, quindi le merendine, il cibo industriale, no? E
E poi nell'anamnesi, magari la mamma ti dice, ma lui è pigro, non gli va di fare lo sport, no? Allora io mi domando sempre, ma quanto lui è così per sua essenza, per sua costituzione, e quanto lui invece è così perché è stato, diciamo, trattato in maniera non propria, no? Ma questo, diciamo, io sospendo qualsiasi giudizio. Ovviamente io questi strumenti conoscitivi ce li ho. Quello che mi dispiace è che non sia patrimonio di tutti, cioè quell'ABC della sana alimentazione dovrebbe appunto essere a disposizione dei bambini perché glielo insegnano a scuola, delle mamme perché seguono un percorso formativo nel momento in cui diventano mamme dove si insegna che cos'è la sana alimentazione per il bambino. E se noi facessimo queste scelte, allora ecco, mi viene da dire anche se è così depotenziante un'alimentazione del genere su quella che è la forma fisica. In quest'ottica di link mente-corpo, quanto quell'alimentazione può essere depotenziante anche per l'intelligenza del bambino, che quindi viene visto come pigro a scuola, oppure il bambino che non ce la fa a stare al passo con gli altri, che, no? E voglio dire, la responsabilità che abbiamo è altissima, e quindi qua vabbè, non è inutile, cioè che vado oltre perché per me ci sono delle responsabilità anche istituzionali, che a scuola vengono insegnate tante materie, ma insomma la nutrizione andrebbe messa nell'elenco anche quella. E noi su questo, se posso, siamo un pessimo esempio come nazione. Cioè, faccio un parallelismo tra il mio e il tuo, nel senso perché poi su certi aspetti purtroppo siamo finiti un po' nello stesso girone. Se guardi altre nazioni, lo sport, l'alimentazione hanno veramente un peso importante nella vita della scuola, perché sin da scuola, adesso facciamo magari gli esempi un po' esasperati dell'America, perché lì dopo a volte esagerano anche nell'altro senso, però Certo. comunque non c'è solo la scuola classica, ma lo sport è importantissimo. A parte del curriculum, sì. Cresci comunque facendo sport, facendo. Da noi no, anzi, sei proprio distrattato se parliamo di quello. Ed è un grossissimo errore. Io credo che tutti dovremmo fare una riflessione un attimino su come ci siamo evoluti, perché forse a volte ci dimentichiamo di questo, no? Come ci siamo evoluti? Muovendoci, mangiando. Infatti, quando si parla anche di salute, io tante volte faccio veramente un paragone, poi nel mio, chiaramente arriviamo dall'attività fisica, con quello che erano i nostri nonni, no? Perché, ragazzi, io penso ai miei nonni, quanta attività fisica facevano? Ma la facevano per lavorare, per Quella andare a lavoro, seria. per andare a scuola, cioè non avevi una vita comoda, tra virgolette, come l'abbiamo noi, quindi automaticamente era molto diverso. Magari morivano giovani per altri motivi, però Sì. chiaramente si sono evoluti diversamente. Infatti, dico sempre la tempra, i nostri denti, Certo. noi ce la sogniamo. Ma infatti loro si sono selezionati nelle avversità e sicuramente insomma dovevano faticare molto per qualsiasi cosa. E noi in realtà siamo in una posizione privilegiata se ci riflettiamo, perché noi possiamo selezionare il meglio da tutto. E non avendone consapevolezza stiamo qui a fare degli errori che sono veramente, secondo me, gravi proprio la gravità sta nel fatto che i medici, i ricercatori lo sanno quello che deve essere uno stile di vita sano. E però sì, c'è un gap per cui queste informazioni non vengono veicolate. Noi non ragioniamo purtroppo in termini di prevenzione primaria. Noi siamo abilissimi da un punto di vista medico a trattare la patologia una volta che questa si è instaurata, in cronico però, no? Quindi attraverso i farmaci. E io come nutrizionista agisco in una finestra temporale che è quella spesso e volentieri che precede l'instaurarsi della patologia, come per esempio citavo prima il discorso dell'insulinoresistenza, che è associata al prediabete. Quindi io sono certa che quella persona, se non corregge lo stile di vita, se non modifica il peso corporeo, arriverà ad avere un diabete. E se riesco ad essere incisiva in questa finestra temporale, evitiamo che il paziente possa avere il diabete. E quindi io, cioè, voglio dire, una grande opportunità. No? Evitare di sviluppare una patologia che poi ti accompagnerà per il resto della tua vita, portandoti a tutta una serie di sequele. Guarda, un esempio molto semplice. Io, se posso, un paio di esempi che a me vengono, di cui uno penso ormai quotidiano, perché mi rendo conto che tutti pressione alta,
no? Quindi tutti gli danno la pastiglia della pressione, che va bene, e dico, ma cavolo, se fai un po' di attività fisica e mangi bene, la togli, la maggior parte dei casi, male che ti va, o spesso la togli, ma io una lotta che ho fatto negli anni, poi per me non sono nessuno, però era una cosa che mi sono sempre abbastanza incazzato, se posso, era per dire, quando mi hanno le persone, no, sono di tiroidi e Otirox, ostia, beh, prima di arrivare lì, fallo mangiare sano e fallo muovere. Sì. A volte gli dai certi farmaci, non glielo togli più. Poi, spero che se serve, si dà. Ma possiamo prevenirle tante cose. Capito? Lo so, io sì, questa cosa la noto anch'io tantissimo, purtroppo, no? E mi sono fatta, da medico, mi sono fatta un'idea del perché accade questa cosa qua. Perché, allora, a parte l'approccio riduzionistico della medicina, per cui se sei cardiologo, quei farmaci ce li hai proprio così per default e così via dicendo, per tutte le specialità, però mi sembra di intuire che il medico ha un preconcetto riguardo al paziente. E il preconcetto è, sì, lo so che dovrei dirti prima di mangiare bene, di fare l'attività fisica, eccetera, eccetera. Ma tanto tu queste cose non le fai, quindi io inizio subito col farmaco. Però qui, se questa persona non ha altri tipi di interazione, si salta, allora non è la stessa cosa, pure se il farmaco in certi casi è inevitabile e per fortuna che c'è, prendere il farmaco continuando a mangiare male e ad essere sedentari, piuttosto che prendere il farmaco mangiando bene e facendo attività fisica. Quindi non si passa a questo concetto. Come se, nel momento poi in cui andiamo a fare le analisi del sangue, ritroviamo i valori nel range di normalità, noi pensiamo, ho risolto un problema. In realtà, quella informazione che io sto leggendo è solo una parte del fenomeno. Tutto quello che è sotteso continua a lavorare. Ti faccio l'esempio del discorso ipertensione, dislipidemia. Dislipidemia è un termine che utilizziamo per dire che i lipidi ematici, quindi il colesterolo, i trigliceridi, sono alterati. Allora, noi sappiamo che questi sono dei fattori di rischio importanti per la malattia cardiovascolare, perché sono i meccanismi attraverso i quali poi si vengono a formare queste placche a livello delle nostre arterie, che oltre a restringere il lume nell'arteria, possono anche, ecco, creare questo ambiente infiammatorio, per cui la placca magari si rompe, si crea l'embolo, quindi sono delle situazioni sicuramente da gestire da un punto di vista medico. Però per far sì che si formi la placca non c'è bisogno solo del colesterolo cattivo alto, che noi possiamo trattare attraverso la prescrizione di un farmaco, ma prima ancora attraverso la dieta e l'attività fisica. C'è bisogno anche di uno stato infiammatorio sistemico, quello che abbiamo citato all'inizio, no? Questa infiammazione legata anche alla produzione di tante molecole, specie reattive dell'ossigeno, perché solo quando il colesterolo cattivo è ossidato si dà avvio alla formazione della placca. Quindi il target terapeutico non è soltanto il colesterolo, è anche l'infiammazione. Ma l'infiammazione io non la sto curando con quel farmaco che ho dato per abbassare il colesterolo. E in più divento una fabbrica di infiammazione quando appunto mangio male e soprattutto mangio in eccesso e questi cibi di cui abbiamo detto, no? Ecco, quindi rimane un approccio terapeutico a metà, perché io vedo il colesterolo basso ma non sto considerando lo stato infiammatorio, che rimarrà comunque alto, no? E quindi non è un buon servizio che noi stiamo rendendo al nostro paziente, prima di tutto, e preconcetti non dobbiamo averli noi medici, perché magari poi ci sono i pazienti che ci stupiscono, che noi riusciamo, soprattutto dobbiamo essere dei buoni comunicatori, quindi dobbiamo renderli partecipi di quello che è il razionale di un certo tipo di approccio. Qual è il beneficio che loro riusciranno a trarre nel momento in cui, con fatica, per carità, cominciano a cambiare. Però, guarda, io questa mi viene una riflessione, ma proprio così di pancia, no? Che in un mondo ideale noi dovremmo avere uno stato che davvero mette in correlazione tante figure, perché io, ascoltando quello che tu dicevi, mi viene inevitabilmente una riflessione che io personalmente ogni tanto ho fatto con delle persone, con dei clienti che venivano da me, che quando venivano dicevano, no, normalmente obesi o con problematiche un po' particolari, e io giustamente dicevo, guarda, se posso, prima di venire da me,
vai da uno psicologo. Oh mamma mia, mi si offendevano tutti, mi si incazzano. Ma io dicevo, ma non prenderla come una cosa brutta, perché probabilmente a volte è proprio più una questione psicologica, perché tu mangi così tanto, perché non si scappa, tu stai così perché stai mangiando tanto. Quindi hai bisogno di una sana alimentazione, di me che ti faccio fare attività fisica, ma anche di una persona che ti aiuta a capire perché dovresti farlo, qual è il tuo problema, e vedrai che quando blocchi, io dico, devi scattare quel click, no? Che ti fa dire, ok, da qui si fanno le cose serie, cambia tutto. Quindi, cavolo, se noi potessimo davvero avere un approccio così, completo, in questo caso, sarebbe meraviglioso. Sì. Io credo che davvero tutte le persone starebbero molto meglio. Sì. Magari abbattendo un po' delle barriere, esatto. Perché sì, vero, per il concetto del medico, posso dirlo, sì. Anche della tua categoria, tante volte è vero, perché anche a me capitano persone che sono perennemente a dieta, che sono, io ho una persona, per me è stata un grande esempio, obesa grave, che si è messa a dieta, si allenava, non perdeva peso, e lei diceva, io faccio tutto, io dicevo, guarda, no, perché... Mm-hmm. Pensa che arrivò la figlia da me dicendomi, la trovo nascosta in bagno che mangia di nascosto. E lei negava a tutti, ma lei lo negava anche a se stessa questa cosa. Era incredibile. Cioè, io infatti, per quello ti una persona così, io infatti una di quelle a cui ho detto, guarda davvero, ma non prenderla come un'offesa. Hai bisogno davvero di in questo momento, di un altro professionista, che non sono io per assurdo. Cioè io sì, ma prima di me te ne servirebbe un altro. Perché tu hai probabilmente davvero qualcosa da sistemare e da capire, perché come te l'ho spiegato io sul fatto che devi mangiare bene, stare attenta e muoverti, non è bastato, veramente vedo più che te lo spiega il perché e ti fa capire davvero a livello inconscio probabilmente che cosa devi sistemare in primis, no? Quindi io penso che sarebbe davvero bello riuscire a far capire queste cose. Poi nel nostro piccolo, come dicevi tu, facendo divulgazione, veramente anch'io credo che chiacchierate come queste possano essere molto utili. Ed è un po' io voglio e sto provando a chiaramente a farle. Perché guarda, posso dirti che chiacchierando con te sono usciti tanti punti che ho riscontrato in comune, banalmente parlandone col mental coach, con quello del corso di prima, su tanti punti. Davvero io riscontro delle forti, insomma, dei punti di contatto, ecco. Mettiamo sì, tanti. E quindi delle possibili sinergie, no? Queste cose secondo me sono molto belle, infatti di queste chiacchierate, questi incontri, io spero che appunto poi possano aiutare le persone a capire meglio cosa vuol dire stare bene e perché dovremmo farlo. Perché comunque è vero, io credo, come hai detto tu, veramente tante persone non si rendono conto e non lo sanno. Perché davvero io credo che tante volte sia proprio perché non le conosci le cose, perché sai, dal nostro punto di vista, io me ne rendo conto, anche che tra di noi è relativamente semplice, perché appunto magari arrivando da percorsi diversi, da cose, esperienze diverse, però come ti dicevo all'inizio, bene o male, poi tutti andiamo nella stessa direzione. E quindi dici, vabbè, è facile, noi lo sappiamo il perché. Banalmente sapere anche cosa dobbiamo fare, come hai detto tu prima, avendo un pregresso, per me è più facile rendermi conto del così non funziona, così non va bene, dobbiamo ritornare sulla retta via, passami questa cosa, no? Una persona magari normale, no, perché effettivamente è vero, io me ne rendo conto, se guardo i bambini al giorno d'oggi, come giustamente dicevi tu, mangiano quello che giustamente un genitore gli dà, no? Non è colpa del bambino, muoversi, non si muovono più, passano tutto il tempo davanti a uno schermo. Io penso alla mia di infanzia, io non sono più di primo pelo come dico io, ma non sono neanche vecchio, io ho 40 anni, ma ho avuto la fortuna di crescere in un paesino dove sì, mangiavo, perché la mia nonna, da buona veneta, non mi faceva mangiare, non era contenta, ma sono cresciuto giocando fuori, ero sempre fuori a giocare, io non ero mai fermo. Quindi probabilmente quello compensava anche magari il mangiare un po' di più, no? della mia nonna. E quello noi l'abbiamo perso. Angelo, i bambini ancora adesso sono fatti così, eh? I bambini, se tu li metti in un campo con un pallone, lo trovano ancora il gioco più bello del mondo, quello.
E purtroppo noi viviamo in una routine che è perversa e questa occasione è rara per loro. Quindi la cosa più divertente che possono trovare da fare in casa è giocare alla PlayStation piuttosto che, ecco. E pensiamo che le cose siano cambiate. In realtà le dinamiche sarebbero sempre le stesse. Loro potrebbero tranquillamente apprezzare il cibo più genuino anziché le merendine. E però noi le abbiamo inserite in un sistema per cui vengono date queste sollecitazioni e quindi si adattano in qualche modo. Però il prezzo che stiamo pagando è altissimo perché noi siamo, paradossalmente, l'Italia è il paese in Europa con la più alta incidenza di sovrappeso e obesità nei bambini, i quali i bambini anticipano le patologie che prima erano del sessantenne e settantenne. Quindi noi da qui a qualche decennio ci troveremo a dover gestire da un punto di vista medico, con una sanità che non so che tipo di evoluzione avrà avuto, perché insomma partiamo adesso con questa situazione drammatica che sicuramente ha un grosso impatto economico anche sulla gestione della sanità, ma tra 10-20 anni i nostri trentenni e quarantenni saranno come gli ottantenni di oggi. Ecco. E quindi il costo per la sanità sarà altissimo. E non so se tutti si potranno curare, insomma. Quindi diciamo, vabbè, io sono ottimista di fondo, quindi penso che dovremmo però acquisire la consapevolezza, perché io ad oggi non sento parlare di prevenzione primaria, che peraltro, per inciso, facendo proprio un brevissimo inciso, avrebbe un impatto fortissimo sulla potenzialità del nostro sistema immunitario. Quindi, diciamo, voglio dire, poi tutti i nodi vengono a pettine, no? Sì. Ma io appunto spero riusciremo un po' tra tutti a sensibilizzare su questo. Ora, io come tu sono abbastanza ottimista, nel senso che vabbè, nonostante vedendo tante cose brutte, mettiamola così, sto riscontrando comunque che ci sia anche una presa di coscienza, credo, da tante persone. Ecco, posso dirti nell'arco di 20 anni, poco più di 20 anni che faccio questo lavoro, comunque, bene o male, da sempre nel mondo del benessere, in varie sfaccettature. Ecco, io quello che ho trovato, sicuramente, posso dirti, tanti medici con un approccio diverso. Quello che prima era molto, molto chiuso, ecco, prima era tutti il farmaco, punto. Adesso no, io vedo veramente tantissimi medici che incominciano effettivamente a dire: no, ragazzi, non è solo quello. Tempi come mangiamo, tempi che ci dobbiamo muovere, cioè, quindi io vedo sicuramente una presa di coscienza importante, anche a livello di business, dico una roba brutta, ma è vero, quello che prima era solo la pasta, adesso incominciano a esserci tante aziende che comunque ti fanno mangiare più sano, più, probabilmente anche a livello economico gli ritorna, però va bene, Sì, però va bene, va bene anche questo, la sì, sono direzione è quella d'accordo. giusta, quindi almeno quello, insomma. Dico, su quello D'accordo. credo che comunque un po' più di presa di coscienza ci sia. Anche perché effettivamente tu hai detto una cosa verissima. Non sarebbe più sostenibile a livello di sanità e di costo. Per noi non è più sostenibile. Anche perché, io ti posso dire, nel mio piccolo, un'attività fisica, dire, il costo a livello sanitario di mal di schiena, cervicali, quindi costo proprio lì di malattia, di cura, di giorni persi lavorativi, è altissimo. Sì. Basterebbe farli muovere un pochino, voglio dire, e già abbatteremo il costo a livello di sanità. Quindi, al di là proprio, diciamo, di benessere, ma proprio in maniera brutale, a livello di Sì, costo, guardandola proprio così, sì, è così. si abbatterebbe tantissimo, cavolo. Quindi, credo che sotto quell'aspetto, insomma, in tanti incomincino a capirlo, no? Quindi, credo che la scelta sia giusta. Ecco. Dobbiamo essere ottimisti. Guarda, io ti ringrazio veramente tanto per oggi, perché io parlerei per ore, perché poi rimango affascinato quando sento parlare. Però credo che davvero oggi abbiamo già detto tanto, tanto Ah, sì. davvero. Quindi ti dico, mi piacerebbe, appunto, magari riuscire poi magari qualche volta ad approfondire, ecco, magari determinati argomenti, perché credo che insomma di spunti ne abbiamo dati veramente tanti oggi, tanti e molto importanti. Quindi se ti va appunto qualche approfondimento, io lo propongo. Volentieri, Angela.
Guarda, io ti ringrazio davvero tanto e penso ti ringrazino tutti. Grazie mille, quindi e alla prossima. Grazie allora. A voi e ci vediamo presto allora. A prestissimo, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.